Devo dire la verità, sto iniziando a prendere gusto, no? Di questa sensazione di tanto gol non lo prendiamo, perché a sto punto, ragazzi, è un altro clean sheet. Oddio, che confusione incredibile, perché ho messo il volume della televisione. È un altro clean sheet. Passati da in Serie A, prendiamo gol da 60 partite di fila a niente gol col Toro, niente gol col Chelsea, niente gol con la Roma, tre partite vinte, tutte e tre per 1-0. È ovvio che la prima cosa che mi viene in mente da dire è Ortomuso, no? Però c'è un po' di più, c'è un po' di più dietro. Al di là del fatto che il primo tempo non mi è piaciuto tantissimo, e invece il secondo tempo l'ho sofferto come se fossi stato io stesso in campo a giocare. Non dico di essere stanco come se avessi giocato il secondo tempo, perché non è vero, ma mentalmente sono veramente distrutto. Tanto vi chiedo un mi piace a questo video, vi chiedo un commento alla partita in sé, in generale, e vi chiedo di scaricare OneFootball, il link per il download è qui sotto in descrizione. L'app è completamente gratuita e se non vi siete visti la partita potrete leggere le statistiche che andremo a approfondire anche leggermente in questo video, guardare gli highlights, perché ci saranno gli highlights ufficiali della Serie A tramite OneFootball, e leggere anche tutti i post partita, anche perché poi sui post partita andremo a costruire i contenuti dei prossimi giorni. È ovvio che sono contento. È ovvio che sono contento perché noi avevamo bisogno di questa vittoria, eh? Quanto diavolo è importante questa vittoria. Questa vittoria è importantissima. Assume ancora più significato per la sconfitta di ieri dell'Inter per mano della Lazio di Sarri, e perché nella stessa giornata Inter e Roma 3 punti li hanno lasciati lì e noi li abbiamo presi. Torniamo a vincere un big match. Uno scontro diretto di una squadra che in questo momento è al quarto posto, rimane davanti da noi, ok? Perché comunque la Roma ha un punto in più di noi, ma la settimana prossima la Roma gioca proprio contro il Napoli, che ancora una volta è andato a vincere, ottava vittoria su 8 partite per Spalletti, qualcosa di veramente mostruoso. In questo momento il Napoli sta facendo un campionato a parte e noi non dobbiamo pensare per il momento alla cima, ma un altro pezzettino l'abbiamo aggiustato. Quando Allegri parlava di sistemare la classifica, la classifica la stiamo sistemando così, a forza di vincere con un gol di scarto. Che sia il 3-2 con Samp e Spezia, che sia l'1-0 di Torino e Roma, la stiamo sistemando così. C'è ancora qualcosa però che non va, lo sappiamo. Adesso basiamoci sulla lettura completa della partita. Il primo tempo è stato un brutto primo tempo, nel quale la Juve va in vantaggio per l'unica occasione da gol creata e resiste. Questa situazione di vantaggio, che poi è arrivata anche alla fine della partita, per via di un immenso Szczęsny, che non solo para il calcio di rigore, ma dà sicurezza in tanti altri interventi, in tante occasioni in cui la Roma si era resa pericolosa, protagonista di creare pericoli appunto alla retroguardia della Juve. E Szczęsny stasera è il grande protagonista, e finalmente Szczęsny, dopo un inizio incubo che ci aveva fatto preoccupare, ci aveva fatto chiedere: ma davvero dobbiamo accontentarci di un portiere di questo livello nella Juventus? Davvero Szczęsny è arrivato a questo punto? Può ancora dare qualcosa? Sarà di garanzia stasera? Sì, con tanti punti che magari c'erano stati portati via per colpa del portiere nelle prime partite, stasera davvero Szczęsny ci restituisce tutto con gli interessi e ci fa vincere un big match. Da ex, parando un rigore appunto ai suoi vecchi tifosi. E questo ha sempre anche quel gusto in più per quanto mi riguarda nelle storie calcistiche. Non è stato un buon Chiesa questa sera. C'è stata una brutta prestazione da parte di Chiesa, c'è stata una brutta prestazione da parte di Cuadrado, ed erano i due giocatori sui quali magari puntavo anche maggiormente per creare dei pericoli sulla fascia della Roma, e invece sono stati secondo me i due peggiori in campo, cosa che non sono stati né De Sciglio né Bernardeschi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo, ve la devo dire subito, è stata l'applauso dello Juventus Stadium, sia De Sciglio sia Bernardeschi, nel momento della loro uscita dal campo. Veramente fantastico. Per il resto, cinismo classico delle squadre di Allegri. Ed è qui che io voglio spezzare una lancia a favore di Allegri, qua che voglio esaltarmi nella banalità dell'1-0, che non è banale l'1-0, e lo sappiamo bene dopo un anno che continuavamo a prendere gol e gol e gol e gol. Perché dico questo? Perché alzi la mano chi pensava in così poco tempo di arrivare a creare una squadra da 1-0 in questo modo. Davvero, alzi la mano chi pensava che Allegri potesse arrivare a creare questa roba qua in così poco tempo. Almeno io personalmente non me lo aspettavo. Anzi, io c'è stato un momento che ho detto: non è più il momento del cortomuso.
cioè lasciamo stare il Cortomuso, perché questa non è una squadra a Cortomuso, non è una squadra che gode nel difendere, come diceva Allegri, il piacere della difesa. Allegri ha sempre sottolineato questa cosa, il piacere della difesa, e non mi sembrava più una squadra che potesse fare questa roba, e invece nel giro veramente di poco Allegri ce l'ha riportata questa cosa qua. E se è vero come è vero che i campionati si vincono con la difesa, stiamo ricominciando ad avere una certa difesa. Poi mercoledì c'è una partita importantissima, ancora più importante se vogliamo sul livello proprio della difficoltà, che in Champions contro lo Zenit, che potrebbe essere la vera e propria partita della svolta, in cui in stagione riusciamo a capire quel famoso girone di Champions che cosa vogliamo farne, perché vincere le prime tre nel girone di Champions diventa fondamentale. E poi è una settimana in realtà, perché poi ci sarà l'Inter, in realtà il mese non c'è mai fine, cioè non c'è mai fine questo discorso, poi vale per tutte. Mi viene in mente quando parlo con la mia ragazza e dico, oh, stasera sono teso perché magari la Juventus c'ha una partita complicata, lei mi dice, anche questa è una partita importante, anche questa è una partita difficile, anche questa è una partita complicata, però è così in un campionato in cui ogni volta che vai ad affrontare una squadra, soprattutto a maggior ragione perché noi partiamo dietro, devi continuare a mettere questi mattoncini per costruire la casa, per non parlare della Champions, dove essendo una competizione così bastarda, con un girone così corto e poi l'eliminazione diretta, ogni volta che sbagli è una boccata di ossigeno mancata, quindi inizia a sentire anche un po' di pressione. Io questa sera sono contento, ancora una volta mi accontento dell'1-0, perché quando si vince mi va sempre bene. Voglio sottolineare come ancora una volta segniamo poco, facciamo pochi gol. Questa è una cosa che non riesco a nascondere a me stesso. La Juventus è una squadra che dovrebbe fare più gol. In questo momento vado a memoria 12 gol segnati in campionato e 10 gol subiti. Non dico tanto che siano molti 10 gol in 8 giornate, perché con questa Juve davvero non mi aspettavo una Juve difensiva efficace, quindi ci sta aver preso dei gol, e poi nelle prime giornate ne abbiamo presi veramente tantissimi, ma anche nelle vittorie appunto con la Samp e con lo Spezia ne abbiamo presi. Diciamo però che segniamo poco, e poi quando tornerà Dybala a pieno regime, quando tornerà Morata a pieno regime, ma anche quando riusciremo a incastrare Dybala, Chiesa e un altro, un terzo, si potrebbe ragionare su qualcosa in più. Per il momento ci accontentiamo, siamo cinici, ma sappiate bene che arrivati a questo punto, quindi a metà ottobre, è difficile che poi una squadra riesca a cambiare completamente fisionomia, completamente volto, e quindi molto probabilmente continueremo su questa falsa riga del difendiamoci, manteniamo la porta inviolata, giochiamo per non prendere gol, che poi il gol arriva in un qualche modo. Stasera è arrivata in una maniera fortuita, a livello allucinante. Abbiamo parato un rigore, abbiamo sofferto, ci sono state anche delle occasioni in cui potevamo anche andare sul 2-0, questo è vero, ma non è accaduto, ed è sempre un po' particolare, sempre un po' rischioso con una squadra non così abituata a difendere, a soffrire come ancora questa Juve, perché secondo me nonostante le tre vittorie di fila per 1-0 non siamo ancora una squadra completa in grado di farci dormire sonni tranquilli sulla difesa. Il 2-0 lo prendo molto molto volentieri, inizio a prenderlo molto volentieri, perché lo sappiamo, è come il calcio, è uno sport fatto così, va bene una, va bene due, va bene tre, Chelsea, Torino e Roma, però non può essere sempre così, e quando il livello si alza servirà sicuramente qualcosa in più. È un po' il discorso che ha fatto Allegri su Bernardeschi, la squadra magari è guarita a livello psicologico, ma è ora di iniziare a far girare il motore un po' di più, perché così e basta, probabilmente tra poco non sarà più necessario, perché servirà qualcosina di più.